Vi ringrazio molto per avermi, anche al Ministro Giro, ma il Ministro Giro conosce bene tutte le cose riguardo Sant'Egidio, quindi è essenzialmente per me rappresentare questa carrellata. Vi ringrazio molto per avermi offerto il panorama delle attività che svolgete, gli interventi a favore dei più deboli, dei bambini, degli anziani, dei malati. Li Gli cantiamo su. interventi per il dialogo e la cooperazione interreligiosa, gli interventi per la pace. Non è per me una sorpresa, perché conoscendo Sant'Egidio so bene che questi sono i campi in cui si esprime l'attitudine, il carisma, la vocazione della comunità di Sant'Egidio, quella di intervenire dovunque vi siano condizioni deboli, di debolezza, di abbandono, di bisogno di sostegno per la salute, per le condizioni economiche, per le condizioni psicologiche di abbandono e solitudine. Sono tutte cose, tutti i campi in cui si esplica l'attività che voi svolgete. Io vi esprimo l'apprezzamento più grande e più sincero per la vostra attività. Questo immagino che vi siano due sole ricompense per quel che fate. La prima è data dai risultati che si ottengono, per esempio questo appena citato sui bambini di donne malate da AIDS, ma accanto ai risultati importanti che la vostra attività consegue, vi è un'altra ricompensa, credo, ed è il rapporto con chi soffre e che si sente accolto, aiutato, compreso. Questa condizione, questo rapporto, che si crea con chi è debole, e esprime quindi riconoscenza perché si sente come salvato da chi interviene, credo che dia grande soddisfazione. Ricompense di carattere economico, ma valgono molto di più, non sono neanche quantificabili in termini di moneta o di denaro, perché riguardano la ricchezza dell'animo umano e la ricchezza delle relazioni che si creano con le persone più deboli. Questo è lo spirito di Sant'Egidio, del resto io non aggiungo altro perché non era per me più interessante ascoltare la narrazione di ciò che fate, anche se lo immaginavo. Quel che voglio dirvi è un grazie per l'aiuto che date e per l'esempio che questo provoca. C'è un altro aspetto che vorrei sottolineare. Il Camerun e l'Italia sono due paesi amici, fortemente amici. E la vostra presenza, fatta dai camerunesi e italiani, non si inquadra nei rapporti tra due stati, si inquadra nei rapporti di collaborazione tra persone camerunesi e italiane, e questo è davvero molto prezioso. Concludo ringraziandovi ancora, augurandovi un'attività sempre felice e importante da quella che svolgete ed esprimendovi un apprezzamento grandissimo e sincero. Grazie per quel che fate.